Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 24 settembre ricordiamo San Pacifico da San Severino Marche. Ascoltiamo. San Pacifico nacque il 1653 a San Severino Marche, in provincia di Macerata. Dopo la morte dei genitori, fu affidato allo zio materno, arcidiacono della cattedrale, che lo educò alla pratica religiosa. A 17 anni entrò nel convento di Forano, dove ricevette l'abito francescano e assunse il nome di Fra Pacifico. Ordinato sacerdote il 4 giugno 1678, girò per anni le Marche, divenendo famoso come confessore e predicatore. Spirito profetico, visione d'estasi, capacità di compiere in nome di Dio miracoli, tra i quali la previsione del terremoto del 1703 e la vittoria di Carlo VI sui Turchi nel 1717 furono alcuni dei carismi di San Pacifico. Nel settembre 1705 tornò nel convento di San Severino come semplice frate e le malattie da cui era affetto gli impedirono nel tempo di celebrare, di confessare e partecipare alla vita comune. Morì nella sua piccola cella il 24 settembre 1721. Sarà che questo nome di Pacifico è diventata anche un po' l'insegna della vita di quest'uomo, ma noi lo ricordiamo per alcune virtù particolari, e sono la penitenza, l'amore per la solitudine e la preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Allora anche noi facciamoci provocare da queste parole, la penitenza. Siamo capaci di sentirci al cospetto del Signore, anche al cospetto degli altri manchevoli e quindi desiderosi di operare dei cambiamenti nella nostra vita? Questo è il motore di tanti piccoli gesti che possono aiutarci a fare progressi nella vita spirituale. L'amore per la solitudine. Spesso si dice che noi siamo in fuga da una distrazione all'altra. Abbiamo amore per quei momenti in cui rimaniamo soli, al silenzio, magari con la parola di Dio, ma comunque concentrati esclusivamente nel distaccarci da quello che ci circonda. Se ci pensiamo bene, tanti dei nostri problemi vengono proprio dal fatto che non riusciamo a gestire bene tutto quello che riceviamo, che ci può anche ferire a volte. Allora è santo, è giusto riuscire a distaccarsi da tutto. Ricordiamo anche San Francesco che andava a ritirarsi nelle zone lontano dal frastuono della città e da tutte le cose che ci possono succedere. L'amore per la solitudine e infine la preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Quanto tempo stiamo noi lì davanti a Gesù sacramentato ad ascoltare, ad esprimere ciò che sgorga dal nostro cuore? Tre piccoli segreti che possiamo mettere subito in pratica per poter modificare la nostra vita e santificarci di più. E per questo invochiamo l'intercessione di San Pacifico e gli chiediamo, prega per noi.